Ciao ragazzi e bentornati sul canale. In questo video andremo a parlare di un argomento molto semplice ma fondamentale per quello che è la lavorazione del legno, ossia le giunzioni. Possono essere fatte in tantissimi modi, dal livello molto basso, hobbistico, quindi con delle viti e colla, fino ad arrivare a un certo tipo di incastri. In questo video ovviamente non vedremo tutto quello che è possibile fare, ma semplicemente quelle le nozioni basi per creare quelle che possono essere quelle più veloci, più facili, ma anche qualcosa di un po' più complesso. Infatti partiremo da delle giunzioni semplicemente con delle viti su delle assi di legno. Ovviamente sono tutte cose che sto facendo a livello di tutorial, quindi non è un vero e proprio montaggio di un pezzo di un manufatto, ma andrò a replicare quelle che sono le fasi di lavorazione su dei pezzi di scarto. Il primo esempio che andrò a fare è quello di giunzione semplice con delle viti, ma con un'attenzione particolare a quella che è l'effetto della testa della vite sul legno. I passi successivi saranno quelli di andare a fare le giunzioni sempre con viti ma nascoste, quindi in modo tale da non vedere la ferramenta. La fase successiva ancora intermedia, che è quella di utilizzare delle spine in legno. Infine vi farò vedere una giunzione un po' più particolare realizzata con un rifilatore montato su una dima, ossia una giunzione con incastro a pettine. Di queste vedremo la fase proprio di realizzazione dell'incastro, non la realizzazione della dima. Lascerò il link in descrizione per poter andare a vedere come l'ho realizzata e quindi anche voi poterla andare a replicare se vi va. Prima di cominciare a farvi vedere come ho fatto tutto questo, ricordo per chi non l'avesse fatto ancora di iscrivervi al canale. Cominciamo con la giunzione più semplice, ossia quella di andare ad aggiuntare due tavole o due listelli di legno con un'angolazione di 90 gradi. Per fare questo andiamo a fare un preforo con la punta per legno, che sarebbe questa qua. Vi faccio anzi una panoramica, ve la faccio vedere con dimensioni un po' più grandi rispetto a quelle che utilizzerò per questioni di facilità di visibilità nel video. Questa qui, quella praticamente con tre punte, una centrale e due laterali, è quella per il legno. Questa qui, che ha la punta a forma di un tetto di una casetta, la classica casetta che si disegna da bambini sui fogli di carta, è quella per il muro, quindi casetta, muro. Ed infine quella praticamente che è la classica, dove è soltanto conica, elicoidale, è la punta per il metallo. Fatta questa premessa, andiamo a utilizzare, come vi dicevo, semplicemente punta per legno, a cui andiamo a abbinare quanto possibile uno svasatore. Perché lo svasatore? Le punte per legno hanno, o comunque quasi tutte le viti per legno, scusate, hanno quasi sempre la testa conica. Queste, entrando praticamente con violenza nel legno, vanno a fare un effetto cuneo. E soprattutto in tavole come l'abete compensato MDF è facile che vadano a spaccare. Il preforo farà da guida alla vite stessa, che poi si andrà ad avvitare. Lo svasatore permetterà alla testa della vite di potersi andare ad alloggiare nel foro che abbiamo fatto senza andare a creare o comunque limitare l'effetto cuneo. Come vado a fare questa operazione? Intanto ho scelto il diametro della vite, vado a utilizzare una punta di circa la metà del diametro della vite. Appoggio una tavola sull'altra, con una matita mi vado a segnare praticamente lo spessore della tavola. So per certo che praticamente la vite deve stare, il foro che devo andare a fare per la vite deve stare all'incirca al centro di questo segnale che ho fatto. Calcolo appunto la metà di questo spessore, quindi se ho 28 mm a 14 mm mi andrò a creare così il centro del segnale. Volendo essere precisi, vado a utilizzare una squadra. Questa sarà la mia linea di riferimento per andare a fare i fori. Mi distacco di un paio di centimetri rispetto al bordo, 2,5 cm, per andare a creare il foro per la svasatura. Lascio questo spazio sia a sinistra che a destra del segnale che ho creato per non andare proprio troppo sul laterale ed evitare di spaccare il legno su questa parte qua. Volendo posso anche distanziarmi ancora di un po', quindi anche a 2 centimetri. La cosa che devo fare è che con la vite, che con la punta per il legno, una volta fermati i due pezzi,
vado a creare un foro passante da questa tavola a quest'altra tavola. In questo modo la vite troverà la strada facilmente e andrà a posizionarsi in maniera corretta rispetto ai due pezzi. Per essere certi di creare una giunzione a 90 gradi è preferibile andare a utilizzare dei morsetti angolari, da una parte dentro un listello, dall'altra parte dentro l'altro listello, andando ad ammorsare questa battuta qui rispetto ai due stringenti in colore giallo che vanno a serrare il pezzo, mi creeranno appunto un angolo di 90 gradi rispetto alla tavola 1 e la tavola 2. Controllato il serraggio, che le tavole siano ferme, vado a verificare anche che siano in linea una con l'altro. Vado comunque a verificare che l'angolo fra una tavola e l'altra sia di 90 gradi grazie all'utilizzo di questa squadra digitale. Sono perfettamente a un angolo di 90 gradi, quindi posso ritenermi soddisfatto e posso cominciare a forare le tavole per creare l'alloggio della vite. Fatto il preforo, assicurandomi che la punta sia arrivata anche nell'altro listello, vado a montare lo svasatore sull'abitatore. Centro il foro fatto con la punta dello svasatore e creo un movimento rotatorio durante la rotazione, scusate il gioco di parole, dello svasatore. Imposto una bassa coppia sull'avvitatore per avere più controllo durante il posizionamento delle viti. Fino a andare a far alloggiare la testa della vite all'interno della faccia del legno. Ho realizzato così una delle giunzioni più facili da fare, utilizzando un metodo molto semplice, quindi vite montata con preforo e svasatura. Come vedete, la testa della vite è interamente all'interno del legno. Andiamo a misurare nuovamente l'angolo per vedere se il montaggio è venuto corretto. Come vedete, ci siamo riusciti. Abbiamo fatto un buon serraggio semplicemente con le viti. Ovviamente è possibile andare ad aggiungere anche della colla per andare a fare un lavoro ancora più forte. Andiamo a fare ora un'evoluzione di quello che è questo tipo di montaggio, ossia quello di fare un montaggio sempre comunque semplice con le viti, ma andando a occultare la testa della vite. Come lo andiamo a fare? Vado ad utilizzare in questo caso una punta con svasatore. Cos'è questa punta? È una punta sempre per legno, con un'elica molto differente rispetto a quella che ho utilizzato poco fa. Ve la faccio vedere sempre con dimensioni più grandi per facilitare l'effetto nel video. Ha molto meno spire, vedete? E non ha la punta a tre denti, ma semplicemente una punta centrale. Inoltre ha dei taglienti regolabili con una cava a brucola. Sia in profondità, quindi per andare a regolare la profondità della punta, di quanto deve entrare rispetto alla tavola. E questi taglienti qui che vanno a creare la svasatura vera e propria. Anche questa è regolabile, sempre con delle brucole. C'è un anello che fa da stop sulla profondità. Quindi posso andare a regolare quanto deve essere profondo l'alloggio per la testa della vite. Io lavoro sempre col massimo della profondità, mi trovo meglio, anche perché con l'operazione che dobbiamo andare a fare dell'occultamento della vite è meglio avere qualche centimetro o qualche millimetro in più. Vado a posizionare quindi lo svasatore a una profondità tale da permettere alla punta della vite, alla punta
dello svasatore di arrivare fino all'altra tavola su cui deve andarsi a giuntare. Questa differenza fra un foro fatto con punta e svasatore in due passaggi, questo invece è il foro fatto con la punta con svasatore inserito. Vi faccio vedere la differenza di quanto è entrata la testa della vite con la punta con svasatore rispetto al primo passaggio. Quindi con un tondino o con una spina di legno dello stesso diametro dello svasatore vado ad aggiungere della colla, vado a mettere poi il tondino all'interno del listello. Appena la colla si sarà asciugata, andrò a fare il taglio. Utilizzo una colla rapida così da poter completare il lavoro quanto prima. L'eccesso eventualmente di colla può essere utilizzato anche con della segatura per andare a coprire l'eventuale difetto che si può creare tra il diametro della spina e la tavola di legno. Andiamo a passare la carta vetrata per pulire tutti i segni di lavorazione. Questi sono i primi due metodi di giunzione fra tavole o listelli, con l'utilizzo di punta e svasatore. In questo caso abbiamo occultato la testa della vite, si vede soltanto la spina che ho inserito tagliata. Una volta dipinto il legno sembrerà un classico nodo dell'abete, per intenderci, un po' come questo. O facendo un lavoro un po' più sbrigativo e quando possibile lasciando le viti direttamente a vista. Come vi dicevo anche prima, è ovviamente possibile andare a mettere la colla fra le due facce di contatto del legno per avere una giunzione più solida, ma già così abbiamo fatto un buon lavoro. Andiamo a vedere una giunzione un po' più particolare, quella di utilizzare delle spine e dei marcatori o è anche possibile utilizzare la dima per la spinatura. Per fare questa lavorazione è un po' più lunga, un po' più complessa, vi lascio il link in descrizione su come andare a utilizzare la spinatrice, la dima per le spine. In questo video ci occuperemo delle giunzioni con i marcatori. Ipotizziamo di volerla fare andare a fare una giunzione così, su questa faccia qua. Vado a prendermi due punti di riferimento. Questo qui e quello dell'altra parte. Inoltre mi segno anche all'incirca la metà dello spessore di questo listello riportato anche su questo. Vi farò vedere dopo il perché. Mi vado a portare il segno su tutta la faccia del listello, 1 e 2, e mi calcolo la metà di questo segnale che ho fatto. Quindi 28 di spessore, 14 la metà, porto il segnale 2 cm da una parte, 2 cm dall'altra, vado a fare un foro non passante, sto utilizzando spine da 8, marcatore da 8, di conseguenza la punta sarà anche da 8. Devo fare quindi una giunzione di questo tipo. Quindi la misura della spina divisa a metà mi permette di poter essere utilizzata sia a metà da una parte che dall'altra, ma preferibile comunque andare più in profondità sulla parte, su questo listello, lasciandomi così circa un centimetro e due di foro da questa parte per avere più spessore e quindi più resistenza nel legno. Tutto il resto della spina farla entrare su quest'altro listello. Vado a tarare la profondità della punta su questa dimensione qua, con l'utilizzo di uno stop per punta. Cercando di mantenere quanto più perpendicolare la punta rispetto al listello.
inserisco i due marcatori. E tramite segnali che ho fatto precedentemente vado a far combaciare i due pezzi facendo un po' di forza. La punta andrà a creare un piccolo forellino sulla faccia del listello che mi farà poi da guida per il montaggio. Il segnale che ho fatto inizialmente è quello che mi fa da riferimento per il corretto posizionamento dei due listelli. Ho qui praticamente i due fori. Se questo era il fermo sulla base del listello che devo aggiuntare, me lo riporto sulla spina, quindi la vado a ribaltare e questa sarà la profondità da dare allo fermo della punta più qualche millimetro. Questo mi servirà perché la colla comunque prende un po' di spessore. Per facilitare l'inserimento della spina nel fori, quando si andranno a coppiare i due pezzi, vado a dare una leggera svasatura sempre con questo tipo di svasatore che abbiamo visto all'inizio del video. Essendo un video dimostrativo non andrò a mettere la colla, ma normalmente l'avrei messo sia all'interno dei fori dei due pezzi, ma anche sulla superficie di contatto delle due facce. Quindi vado a completare la giunzione. Mi prendo come riferimento il segnale fatto all'inizio. Ed ecco così fatta la giunzione. È normale che in questa fase di montaggio, mentre la colla si asciughi, andrei a utilizzare anche il morsetto visto in precedenza per andare a mantenere perfettamente a squadra il pezzo. L'ultima giunzione che voglio farvi vedere è probabilmente anche la più complessa ed è quella di andare a giuntare due pezzi con l'incastro a pettine. Sto utilizzando questa dima che mi sono costruito, questa slitta che mi sono costruito tempo fa. Vi lascio anche di questo il link in descrizione per poterla andare a replicare. Infatti non vi andrò a spiegare come realizzarla perché trovate tutto in quel video, ma qua andremo a vedere come utilizzarla. Andrò a montare il rifilatore al di sotto del banchetto, facendo uscire la fresa tagliente dritti da 8 mm poco più rispetto allo spessore della tavola o del listello da lavorare. All'avvio del rifilatore andrò a fare diversi passaggi in questo modo, facendo delle scanalature a propria forma di pettine. E come punto di riferimento avrò questa spina montata qui che mi creerà un'equidistanza fra un pezzo e l'altro per appunto andare a fare questo tipo di incastro. Probabilmente farvelo vedere è più semplice di spiegarvelo, quindi andrò a fare questo tipo di lavorazione. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder. Presato tutta la superficie di contatto con l'altro listello, vado a ruotare il pezzo, montandolo in quest'altro modo. Gli affianco l'altro da andare a lavorare, che mi farà da punto di riferimento per cominciare la prima lavorazione. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be.
L'incastro è avvenuto abbastanza solido, quello da fare ora è andare a eliminare la parte in eccesso dell'incastro con un pialletto o con della carta o con una levigatrice o altrimenti con una fresa a copiare. Vado a fare un passaggio con la fresa a copiare, praticamente questo anello mi farà da battuta su questa faccia e i taglienti della fresa andranno a rimuovere l'eccesso di questa giunzione. Siamo arrivati alla fine del video. Come avete visto, ho realizzato diversi tipi di giunzioni. Sono tutte efficienti, funzionano tutte. Ovviamente, se utilizziamo anche della colla, andiamo a rendere tutto molto più forte. Sta a voi decidere quale andare a utilizzare. È ovvio che per realizzazioni più veloci, più pratiche, l'utilizzo di viti e colla, magari occultando la testa, risulterà sicuramente più rapido. Al contrario, se si vuole andare a fare un lavoro un po' più fine, un po' più particolare, l'andare a creare giunzioni con le spine o con delle incastri a pettine, e ripeto, ce ne saranno tantissimi altri da poter utilizzare, sicuramente andremo a creare dei manufatti con un prestigio sicuramente più elevato. Detto questo, non mi resta che salutarvi, ricordo, per chi non l'avesse fatto ancora, di iscrivervi al canale. Ciao e alla prossima!